Buongiorno, ci avviamo all'apertura di un anno scolastico molto particolare, nel quale tutta la comunità educante, tutti noi, saremo impegnati con grande spirito di coesione e collaborazione al rispetto di tante novità, che però ci porteranno tutti insieme a fare un grande regalo ai nostri bambini e alle nostre bambine. Come assessore alla scuola sento il bisogno di farvi i migliori auguri e di rassicurarvi sul fatto che avrete sempre la mia vicinanza in ogni contesto e in ogni momento. Saremo costretti tutti a rispettare delle nuove regole, saremo costretti tutti a ricordarci di lavare le mani frequentemente, a rispettare vincoli e limitazioni sugli orari, ad essere attenti ad evitare gli assembramenti e tutti sicuramente lo faremo perché sappiamo che questo è un momento di gioia per i nostri bambini e le nostre bambine, per i bambini e le bambine dell'intera città di Napoli. Certamente non sarà semplice e per ogni difficoltà troveremo una soluzione, ma questo sarà possibile soltanto se la coesione e la collaborazione tra di noi sarà massima e sono sicura che lo sarà. Perché per i bambini questo momento è quello in cui ritroveranno i loro amichetti, è quello in cui finalmente si riapproprieranno di uno spazio, la scuola che è loro, il nido che è loro. È quello in cui per i più piccoli, per quelli che entrano per la prima volta, ci sarà la gioia e l'emozione, forse anche la paura di un contesto nuovo. Per molti sarà ritrovare il sorriso della propria maestra, per molti sarà un abbraccio nuovo, un nuovo contesto nel quale agire con serenità e con felicità. Troverete tutte le informazioni di cui sentite il bisogno nell'area educazione del sito del Comune di Napoli. E naturalmente per ogni difficoltà la porta del comune è aperta per tutti voi, la porta dell'assessorato è spalancata. Io sono certa che ce la faremo e soprattutto sono certa che da questo momento in poi verrà messa alla prova la grande responsabilità che tutti abbiamo come genitori, come docenti, come amministrazioni nei confronti delle nuove generazioni. Buon lavoro a tutti voi, buon lavoro alle docenti, ai docenti, agli educatori, alle educatrici, buon lavoro al personale ausiliario e a tutti coloro che collaborano a questa apertura. E naturalmente buon lavoro anche ai genitori e sono sicura che questo momento sarà un momento vincente per la nostra città.